Dicono che quando la tua squadra sta perdendo, e magari sta perdendo male, se sei un vero tifoso devi restare lì, a guardarla, a subire. Non vale alzarsi dal seggiolino e lasciare lo stadio. Se sei un vero tifoso, quegli interminabili minuti di agonia a vedere i tuoi 11 che vengono presi a cazzotti da altri 11 che invece si stanno divertendo, sono una tortura che devi vivere. Se stai guardando la TV, non vale cambiare canale. Il 30 gennaio 2011, quando il San Paolo Amsic segna il 3-0 ad una Samp che sbanda, non ce l'ho fatta e ho cambiato canale. Mi sono spostato col telecomando a San Siro, dove il Palermo a sorpresa è avanti 2-0 contro l'Inter, campione del mondo, dopo i primi 45. Arrivo in tempo per vedere i cambi che sta facendo Leonardo per ribaltarla. Nell'Inter escono Davide Santon e Philippe Coutinho, entrano Hussein Karja e Giampaolo Pazzini. Giusto il tempo di firmare il contratto e fare la presentazione, il pazzo entra e spacca in due la partita. Ne segna uno di destro, poi uno di testa. In mezzo il Palermo sbaglia un rigore con Pastore, sembra scritta. Non so cosa fare, non so se è peggio lo scempio del San Paolo dove i ragazzi di Mazzari ci prendono a pallonate, nel frattempo Cavani ci ha fatto il quarto, oppure quella specie di thriller dalla trama imprevedibile che si sta consumando al Meazza. Il pazzo si guadagna anche il rigore del 3-2. Almeno quello lo batte Eto'o e lo segna. L'Inter la vince. A Fuorigrotta per noi la notizia più emozionante è la sostituzione di Makeda con Biabiani, come a sottolineare cosa ci si aspetterà da qui a maggio. Finisco il pomeriggio guardando Lecce-Cesena, l'unica gara che non intacca la mia sensibilità da tifoso perché tanto la lotta salvezza non ci riguarda. Abbiamo 27 punti a fine gennaio, ora va bene essere pessimisti, ma preoccuparsi mi pare eccessivo. La Sampdoria invece sprofonderà in un abisso di risultati negativi che la porteranno dritta in Serie B, in un capolavoro di masochismo difficilmente replicabile. Una delle pochissime gocce di speranza in quel girone di ritorno da incubo arriva da Cesena in un sabato pomeriggio di fine aprile e proprio da Pazzini, che al Manuzzi con l'Inter firma una doppietta incredibile. Due gol dopo il 90esimo, rimontando il vantaggio romagnolo di Budan e togliendo punti a una nostra diretta concorrente per la permanenza in Serie A. Ah, di nuovo, uno di testa, uno di piede. Per la cronaca, all'andata, Cesena-Sampdoria era finita 0-1, gol di Pazzini nel recupero. Si era specializzato coi suoi gol a far felici non soltanto i tifosi della squadra per cui sta giocando in quel momento. Era già successo un anno prima, il 25 aprile 2010, e a godere, oltre a noi, sarebbero stati proprio gli interisti. All'Olimpico c'è Roma-Sampdoria. Noi siamo una bella squadra, inseguiamo il quarto posto che vale il preliminare di Champions. La Roma di Ranieri non perde da ottobre, è leggermente lanciata verso lo scudetto e ha da poco superato l'Inter in testa. Nel primo tempo segna Totti, ce ne potrebbero fare altri 8 o 9, credo. Arrivano da tutte le parti, ma non riescono ad ucciderci col 2-0, anche perché Stora ripara anche gli acari. Nel secondo tempo, non si sa come, pareggiano. Anzi, si sa come. Con quella specie di filastrocca che in quel periodo avevamo ben impressa nella mente. Dribbling, più assist di Antonio, zucca di Pazzini. Pareggiamo. Io non ci sto ancora credendo, oggi. Figuriamoci se credo nel 2-1 che il pazzo segna su suggerimento di Mannini. La vinciamo. Io non me lo spiego, non riesco neanche a esultare. Sono incredulo. Ah, se avete amici interisti e non vi hanno offerto una birra quel giorno, non sono vostri amici. Sempre Pazzini, anche qui una doppietta, anche qui una rimonta, anche qui uno di testa e uno di piede. Una vittoria che spalanca al Doria le porte del quarto posto a scapito del Palermo, che evidentemente al pazzo porta bene. Uno di testa e uno di piede li segnerà anche il 24 agosto 2010, ma credo sia nella storia della Samp la vittoria di cui noi tifosi parliamo e che rivediamo meno volentieri. Non so voi, ma io gli highlights della partita di ritorno col Werder Brema li guardo con lo stesso piacere con cui guarderei una compilation di tutti i gol segnati in Italia da Mauro Boselli. Ah, per la cronaca sono due, l'altro l'ha segnato in un Inter Genoa 5-2. Genoa in vantaggio con Palacio, per l'Inter pareggio di... Esatto, Pazzini. Pazzini che nel preliminare coi tedeschi aveva dato un senso alla partita di ritorno, segnando al 90esimo l'1-3 all'andata a Brema, quando già stavamo preparando l'iscrizione all'Europa League in anticipo. Ricordo che a fine partita lo intervistano il pazzo e quello che dice mi gasa di più del gol che ha appena segnato. Dice: 90 minuti a Marassi sono lunghi.
già talmente lunghi che saranno 120, ma nessuno può ancora sapere. Non che diventare 1-1-3 fosse una passeggiata, però il ritorno si gioca in un Ferrari scaldino, e non perché siamo in agosto. Si inizia con la filastrocca, cioccolatino di Antonio, terzo tempo del pazzo, 1-0. Poi Stankevicius, sì, l'avevo dimenticato anch'io, tira sta cosa su punizione verso l'area. Il pazzo prende sempre il terzo tempo e stavolta ci va di destro. Sapete che ogni tanto i telecronisti dicono l'ha presa troppo bene, come paradosso per quei tiri di collo che sono talmente perfetti da uscire dritti centrali addosso al portiere. Ecco, Pazzini la prende troppo bene, ma gli esce una saetta e Tim Wiese, che ok oggi fa il wrestler, ma all'epoca era in nazionale con la Germania, il portiere del Werder, può farci pochino. Se vedete il replay, sì, alla fine gli highlights li ho guardati, è talmente secca che il cameraman gira l'inquadratura in ritardo quando la palla è già nel sacco e la notte esplosa da qualche istante. È il gol che ci farebbe qualificare ai gironi. Poi però arriva quel maledetto tacco di Cassano all'85esimo che sembra il segnale per l'inizio dei festeggiamenti e invece è il momento in cui si spezza l'incantesimo. È l'inizio della fine. Poi arriva il gol loro di Rosenberg, i supplementari, Pizzarro. Poi Cassano litiga con Garrone, il pazzo da solo tiene in piedi l'attacco ma Gennaio se ne va. Per tornare a gioire davvero dovremo aspettare giugno 2012 col gol a Varese di quello che era arrivato per fare la riserva di Pazzini. Da gennaio 2009 a gennaio 2011 48 gol in 87 partite, tanti pesanti come quello nell'ultima di campionato contro il Napoli a Marassi il 16 maggio 2010, che è un piccolo scudetto soprattutto per chi allo scudetto vero non c'era o era troppo piccolo per poterne gustare il sapore. Oppure lo stesso anno quel macigno sotto forma di rigore alla favorita contro il Palermo nello scontro diretto poi pareggiato 1-1. Ah, a proposito di rigori, con la nostra maglia 8 su 8, dal dischetto non ha tradito neanche in finale di Coppa Italia contro la Lazio, ma anche qua preferisco parlare della compilation di Boselli. Era arrivato perché la Fiorentina non aveva spazio. Da noi, oltre a quello, ha avuto anche la fortuna di incrociare quel ragazzo con la 99, quello a cui ogni tanto, anzi spesso, si chiudeva la vena ma che stoppava i rinvii dei portieri con il difensore addosso come se avesse la colla sulla scarpa destra e che vedeva autostrade dove altri vedono solo sentieri. A Giampaolo Pazzini è mancato un gol nel derby, in compenso ha timbrato contro Juve, Inter e Milan. Se n'è andato in un momento che, vabbè, certo anche lui mica poteva immaginarselo che senza di lui avremmo perse tutte o quasi. Poi, nell'estate 2012, mentre Doria si riaffaccia in Serie A e in rosa a due attaccanti argentini che tra loro non faranno coppia ma la faranno a tempi alterni con la stessa donna, l'Inter lo scambia col Milan per Cassano. Ma non ci ha mai fatto gol da ex e anche questo non guasta per avere un gran ricordo dell'attaccante che esultava con le dita negli occhi. Ciao Pazzo, è stato un piacere.